Allora, possiamo aprire la seduta perché ci sono 16 presenti, ci sono due assenti giustificati che sono Gunnella e Rinaldi che hanno inviato comunicazione. Allora, la giornata di oggi sarà abbastanza lunga, vedo, leggendo l'ordine dei lavori. Iniziamo con una serie di interrogazioni. Prima di iniziare con le interrogazioni, per non incorrere nei soliti problemi che abbiamo, interrogazioni, botta e risposta, l'impossibilità a volte di far rispondere gli assessori, no? Qualora sorgano altre domande. Io volevo dire che mi sono consultata con il Campidoglio e con gli altri presidenti del municipio, abbiamo coinvolto anche il segretariato. Allora, le tempistiche sono quelle che leggete da regolamento, ci sono 5 minuti di presentazione, ci sono 10 minuti di risposta da parte dell'assessore, 3 minuti in cui si deve dire se si è soddisfatti o meno. Qualora sorgano altre domande o elementi nuovi, l'assessore avrà facoltà di nuovo di rispondere. Quindi questo significa che con tutte le interrogazioni che abbiamo oggi andiamo a domani mattina. Quindi io vorrei appellarmi anche al buon senso e al rispetto del regolamento da parte degli interroganti, perché la scorsa volta ho troncato gli assessori che stavano rispondendo, giustamente, perché adesso ho capito come che è giusto se ci sono elementi nuovi, nuove domande e nuove osservazioni, è normale che l'assessore debba rispondere, altrimenti l'interrogazione resta a metà. Quindi per favore atteniamoci solamente al contenuto dell'interrogazione e nei 3 minuti finali non aggiungiamo nuovi elementi, perché altrimenti sarò costretta a cedere di nuovo la parola all'assessore e voi capite che diventa un dibattito che io vorrei assolutamente evitare. Quindi, detto questo, vorrei iniziare con la prima interrogazione, la numero 9 del 2016, a firma dei consiglieri Cerconi e Carlone, avente ad oggetto il rifacimento del manto stradale di via Appio Claudio. Lascio la parola alla consigliera Cerconi per la presentazione dell'interrogazione. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri, buongiorno assessori, buongiorno direttore alle segretarie. È un po' strano discutere un'interrogazione che da settembre portiamo avanti ed è un po' particolare, soprattutto perché viene fatto nel momento in cui viene depositata in capigruppo una lettera con la quale si chiede il rispetto del regolamento, pena la citazione sul verbale del consiglio della mancata risposta. 21 settembre 2016 chiedevamo spiegazioni riguardo il rifacimento del manto stradale. È ovvio che le segnalazioni ci sono sempre pervenute dai cittadini, è evidente se qualcuno di voi è passato per Viale Appio Claudio, quelle che sono le difficoltà causate in parte da radici di pini, causate in parte da mancata manutenzione, fatto sta che pedoni, nonché scooter, nonché ovviamente macchine, sono stati danneggiati. Ovviamente pedoni, potete ben immaginare che cosa significa attraversare una strada, anche insomma, quando si rientra a casa, ma anche quando si passeggia, piena di buche, con marciapiedi che non tengono. E quindi ci eravamo chiesti, ma nel 21 settembre, ricordo, del 2016, quali ovviamente la necessità di un intervento per ripristinare lo status quo ante della viabilità, perché al tempo che cosa, la furbizia qual era? È stato detto: chiudiamo l'accesso, diciamo che è solo per i residenti, così se qualche motociclista o qualche automobilista o qualche pedone passa di lì, si fa male, il Comune di Roma è sollevato da qualsiasi responsabilità. È un giochetto giuridico e ci vuole ben poco per comprenderlo. Quindi volevamo capire prima appunto la viabilità, come era stata gestita, e poi il famoso costo per la sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi.
Assessore, io la ritengo una persona molto seria e mi dispiace che un'interrogazione del genere abbia aspettato settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e siamo a metà maggio. 7 mesi e mezzo per venire in aula a rispondere ad un'interrogazione. Lei sa benissimo che Viale Appio Claudio non è l'ultima delle strade del municipio, è una strada abbastanza importante che tra l'altro vede due versanti, quindi da una parte c'era in entrambe le parti c'è il problema delle radici, oggi dalla parte che costeggia Statuari abbiamo il problema dei cassonetti, abbiamo il problema della potatura dei pini che sono a ridosso di una scuola, una strada problematica che diciamo è anche una grande, non a livello tecnico, ma è un'arteria importante per il nostro territorio. Grazie. Assessore, ha 10 minuti per rispondere. Buongiorno a tutti, buongiorno Consiglio. Vorrei ricordare a tutti, sicuramente già lo sanno, che questo territorio ha qualcosa come 1292 strade. Questo territorio è pari a città come Bergamo, Firenze e Bologna. Quindi la quantità di strade che abbiamo in questo territorio è tale per cui è difficile poter fare un intervento organico e immediato su tutto quanto il territorio. Vorrei anche ricordare che nel territorio insistono soprattutto periferie dove ci sono strade dove i marciapiedi non ce l'hanno proprio, non è che sono rotti, non esistono i marciapiedi, non esistono fogne delle acque chiare, non esiste illuminazione, le fermate degli autobus non sono in sicurezza e quindi scusate se ci siamo interessati principalmente di intervenire sulle periferie per poter programmare interventi di messa in sicurezza laddove proprio non esistono. Ovvio che lo stato manutentivo di strade dove invece esistono le strutture in sicurezza vanno sicuramente affrontate e risolte. Risponde nel merito la disciplina di traffico che ha furbescamente, come diceva la consigliera Cerquoni, evitato le responsabilità è da addebitare a precedenti amministrazioni di anni fa, non è la nostra, ed è vero, è stata applicata una determinazione di traffico che forse trae in inganno sulle responsabilità, ma io vi dico che le responsabilità sulle strade l'amministrazione ce l'ha sempre e comunque, in quanto le tiene aperte al pubblico, non le ha mai chiuse fisicamente, quindi se succede qualcosa comunque l'amministrazione ne deve rispondere, quindi non è che basta mettere un cartello per far sì che l'amministrazione non risponda di eventuali danni a cose e persone. Viale Appio Claudio, come molti sapranno, su Viale Appio Claudio insisto un impianto di alberature a pini, molti di questi a fine vita. Nel corso dei mesi non abbiamo risposto, ma abbiamo iniziato a lavorare con il Dipartimento Ambiente per capire qual è lo status di queste alberature, perché l'apparato radicale delle alberature, che insiste su Viale Appio Claudio, ha praticamente distrutto non solo i marciapiedi e il manto stradale, ma anche il sistema fognante. Questo crea diversi problemi poi all'acqua che ristagna sulla strada e che continua a erodere il sottofondo del manto stradale facendolo andare più giù. Ovvio è che quando si parla di alberature ci sono dei regolamenti ben precisi nella quale bisogna sottostare, non si possono abbattere dall'oggi al domani. Noi abbiamo anche una sensibilità particolare sull'ambiente e sul verde, quindi prima di abbattere un albero, come dire, vogliamo essere certi e sicuri che non solo si possa fare dal punto di vista giuridico, ma che possiamo ritornare con delle nuove alberature per poter far ritornare al decoro la via. Nello specifico su Viale Appio Claudio è stato aperto un tavolo all'interno del municipio dove partecipano sia il Dipartimento Ambiente ma anche e soprattutto le società di sottoservizi, perché negli anni abbiamo avuto degli interventi delle sottoservizi e negli ultimi incontri tecnici fatti su Viale Appio Claudio per predisporre il rifacimento del manto stradale da parte dei sottoservizi abbiamo chiesto un approfondimento e chiesto appunto che si sedessero a questo tavolo per poter meglio intervenire in maniera
risolutiva per poter tornare ad una situazione decorosa per via Lappio Claudio. Quindi quello che avverrà adesso, in brevissimi giorni ho degli appuntamenti con dei quadri dei sottoservizi per poter concordare con loro quali possono essere gli interventi in concerto con noi, dove ognuno potrà fare la propria parte, il municipio, il Dipartimento Ambiente e le società di sottoservizi che, ricordo, operano sul territorio sempre e comunque con soldi dei cittadini, non è che arriva la sottoservizi e regala qualcosa, sono sempre soldi che ci trattengono in bolletta per poter ripristinare strutturalmente le strade o i marciapiedi laddove intervengono. In questo tavolo quello che noi abbiamo portato come obiettivo è non solo il rifacimento della strada, ma un intervento diretto sulle alberature per poter togliere e sostituire con alberature consone, diciamo, a poter insistere su quel territorio, in maniera tale che possiamo ripristinare l'impianto fognante, la strada mettendola in sicurezza con delle nuove alberature, in modo che via Lappio Claudio torni ai fasti di un tempo. Tre minuti alla consigliera Cerquoni. Di solito mi trovo sempre molto soddisfatta dell'interrogazione, questa volta purtroppo no. Allora, togliere i pini, ripiantare altre piante, la devo correggere su una cosa, mi permetta, a livello giuridico, perché in realtà il problema qual è della chiusura che le dicevo prima? Che in giudizio Roma Capitale viene citata, poi si fa una chiamata del terzo e subentra a Roma Capitale l'assicurazione, la quale ovviamente, se quella strada non ci potevi passare, non ti paga, è evidente. Quindi in realtà era un escamotaggio, non ho capito se è stata ripristinata la viabilità, che era la cosa che ci interessava, e per quanto riguarda le 1292 strade, così spiego perché non sono stata soddisfatta, ha ragione Assessore, ma mi risulta che in Commissione Lavori Pubblici sono state indicate solamente due strade per il rifacimento stradale. Io non sono in Commissione Lavori Pubblici, ma ad oggi non ho visto su ogni appalto le strade che devono essere rifatte. Questo forse ci manca a noi poveri che non siamo in Commissione Lavori Pubblici, ma credo che in realtà non siano state consegnate neanche agli altri consiglieri. Servono delle priorità, secondo noi via Lappio Claudio è una priorità, secondo la giunta del municipio giustamente ci dice che in periferia ci sono altre situazioni. Ne prendiamo atto, la ringraziamo comunque. Allora, visto che io avevo chiesto di non farlo, però si fa. No, sulle strade, perché è stato detto che non sono state, ci sono elementi, sicuramente ci sono elementi nuovi, se voi non siete d'accordo. A me sembrano nuove domande all'assessore, poi vedetele come volete, mi sembrano nuove domande, quindi io lascerei tre minuti, tre all'assessore. Sono nuovi elementi, scusate, si tirano fuori le commissioni. Io non so come spiegarlo veramente. Una risposta veramente veloce. Molto breve, il codice della strada è uno, è del legge. Quindi basta leggere il codice della strada, dove è prevista la responsabilità dell'amministrazione laddove le strade siano lasciate aperte al pubblico. Sì. Sì. Scusate. Devo urlare? Quindi il codice quello è. Per quanto riguarda l'impegno sulle strade, noi ci eravamo posti un obiettivo pertanto utopico, che era quello di fare almeno un intervento al mese per poter iniziare, risolutivo, per poter iniziare a vedere qualcosa sul territorio. Ora adesso non so se in commissione è arrivato qualcosa, ma ai cittadini qualcosa è arrivato, perché noi abbiamo fatto in 10 mesi più di 10 interventi risolutivi sulle strade, quindi i risultati li vediamo sul territorio, non c'è bisogno di passare in commissione, io non so adesso che cosa arriva o meno in commissione, ma basta andare sui territori e vedere anche quello che è stato il nostro intervento. Cito via di Grottaferrata, via Mestre, via Monsegge, via Appia, via Nagnina, via Schiavonetti, via Grottaferrata, via Furio Camillo, stanno concludendo i lavori su via Giulia Agricola, partiranno su Alba Longa, Puglia, cioè stiamo veramente via Rolando Vignali in doppia corsia, stiamo sul pezzo, ne stiamo facendo più di un al mese, il nostro obiettivo, siamo in linea con il nostro obiettivo, vogliamo fare di più, cercheremo di fare più, di più e questo è qua. Allora,
Io ripeto per quelli che non c'erano prima, dopo consultazioni con gli altri presidenti dei municipi e dopo consultazioni col segretariato e con l'assemblea, col presidente dell'Assemblea Capitolina, vi riferisco quello che è emerso. Allora, qualora nell'interrogazione, nei 3 minuti in cui bisogna dire se si è soddisfatti o meno, emergono altri elementi, altri temi di discussione e altre domande, io mi troverò costretta a far rispondere di nuovo all'assessore. Abbiamo moltissime interrogazioni oggi, spero che gli interroganti possano attenersi al regolamento. Grazie. Passiamo alla seconda interrogazione, che è la numero 9/2017, a firma dei consiglieri Cercone e Carlone, avente ad oggetto degrado corsia preferenziale via Ciamarra. Lascio la parola al relatore. Visto che non c'è bisogno di passare in commissione, qualsiasi domanda avremo o qualsiasi cosa la porteremo in consiglio. Però mi sembra strano perché, assessore, in commissione ci sono anche i suoi di consiglieri, non solo quelli d'opposizione, e quindi sarebbe utile per una condivisione del lavoro che mi ricordo lei nelle linee programmatiche aveva auspicato portarla in commissione. Presidente, scusi, le chiedo una cosa. Visto che abbiamo deciso che chi parla risponde eventualmente, chiederei a qualcuno della maggioranza se può cortesemente non fare commenti, perché ogni volta che termino, è un commento continuo e non ho risposto per 3-4 volte. Sono assolutamente d'accordo con la consigliera Cerconi. Grazie. Quindi, per quanto riguarda l'interrogazione numero 9 del 17 febbraio 2017, l'interrogazione riguarda il degrado della corsia preferenziale di Viale Ciamarra. Ora, è evidente che lo stato del manto stradale si ripercuote su pedoni, motociclisti, autoveicoli e linee di trasporto pubblico locale. È evidente. Linee di trasporto pubblico locale che non sono messe benissimo, lo sappiamo, non mi addentro in quelle che sono le problematiche. È evidente a tutti come in Viale Ciamarra e in Via Passo Lombardo ci sia la corsia preferenziale degli autobus e che la situazione sia in totale stato di degrado. Per questo l'interrogazione è molto semplice, abbiamo chiesto i tempi di intervento per il rifacimento del manto stradale e eventuali iniziative tecniche per risolvere la situazione. Grazie. Assessore? L'interrogazione c'era anche via Passo Lombardo, consigliera. Guardi, sì, via Antonio Ciamarra e via Passo Lombardo. Se vuole integrare, no, su Passo Lombardo voleva dire. No, No, tanto vale la stessa cosa. no perché lì non c'è la preferenziale, quindi non. Su via Passo Lombardo. In particolare, in via di Passo Lombardo è in totale stato di degrado, ha ragione lei, è stato forse un refuso. Allora, intanto grazie di questa interrogazione. Sono un po' castrato. Sì, sulle strade non mi voglio ripetere su quanto detto prima, qual è il nostro impegno per quanto riguarda tutto il nostro apparato stradale del territorio. Via Antonio Ciamarra conosciamo la situazione, le corsie preferenziali hanno dei problemi, cercheremo di intervenire al più presto nelle more di quelle che sono le possibilità nostre di intervento, sicuramente lo faremo. Anche Viale Ciamarra è un viale comunque servito da marciapiedi, uno square centrale, ha un impianto fognario. Io mi ripeto su queste cose perché è importante per noi, è di fondamentale importanza andare laddove le mancanze di sicurezza sono totalmente assenti e ci sono situazioni come Via di Passo Lombardo, ha fatto bene a citarla, dove si è in pericolo quasi di vita ormai, per quanto ogni volta che ci sono delle grandi piogge succedono cose brutte. Quindi su Via Ciamarra interverremo. Su Via Passo Lombardo è un discorso è un po' più articolato perché è una di quelle situazioni che citavo poc'anzi, dove c'è una totale mancanza praticamente di tutto, l'illuminazione è solo in parte messa. Questo ha messo in pericolo anche la linea da autobus la 506, credo, che alcuni mesi fa l'ATAC ci chiama che era in procinto di sopprimerla perché le fermate che insistevano su Passo Lombardo non erano in sicurezza.
Noi siamo intervenuti direttamente in mobilità, in accordo con ATAC, abbiamo sistemato su mappa alcune di queste fermate, ponendoci come obiettivo quello di sistemarle dal punto di vista di sicurezza. I lavori sono iniziati. La fermata di Via di Passo Lombardo, la 74743, sono stati appena conclusi i lavori dove abbiamo potuto installare una nuova banchina per avere la prima fermata in sicurezza su Via di Passo Lombardo. Adesso i lavori pian piano, con questi lavori interverremo sulle altre fermate per poter mettere in sicurezza tutte le fermate degli autobus, che è uno degli elementi, come lei giustamente citava, importanti per quanto riguarda la sicurezza. Non solo, su tutta Vermicino è iniziato uno studio di una nuova viabilità. Questo perché? Perché, esempio, Via Passo Lombardo ha una larghezza tale che non permette già ad oggi un passaggio a doppio senso in sicurezza, tant'è che purtroppo ci sono diversi incidenti causati proprio dall'incrocio di più veicoli che, con un minimo di distrazione, si rischia di trovarsi per qualche centimetro sulla carreggiata opposta. Siccome noi, quando parliamo di messa in sicurezza, intendiamo dire portare i marciapiedi, portare un passaggio pedonale o una ciclabile, quindi dobbiamo prendere centimetri di strada, e quindi la strada che ad oggi è a doppio senso, senza marciapiedi e senza messa in sicurezza, pensandola in sicurezza, la si deve pensare a senso unico. Quindi ci stiamo portando avanti col lavoro. È allo studio una nuova viabilità interna a Vermicino che prevede due cose. Uno, di rendere a sensi unici alcune vie per poterle mettere in sicurezza, e un'altra è quella per evitare il traffico di attraversamento che spesso insiste sul territorio, in quanto Passo Lombardo viene utilizzata non dai residenti ma soprattutto da chi vuole accorciare i tempi, pensa di accorciare i tempi, poi alla fine a Roma è così, parti, pensi di prendere le scorciatoie, tanto ti vai alla fine a perdere lo stesso tempo. Quindi questi sono due obiettivi che vogliamo portare, questo ma un po' in tutti i quartieri devono essere vissuti dai residenti. Noi abbiamo un sogno in ogni quartiere, quello di poter dare la possibilità ad una famiglia dopo cena nel mese di maggio di scendere e farsi una passeggiata. È un'utopia, lo so. Anche io ho famiglia, dopo mangiato, ogni volta per poter fare qualcosa bisogna prendere l'auto e spostarsi fuori Roma, o spostarsi, per chi ha la possibilità, su una seconda casa, per poter passeggiare e vivere dei momenti in totale tranquillità. Noi siamo la capitale d'Italia, siamo una grande città, la diminuzione del traffico passa anche da queste cose. Quindi io dico ai cittadini: non abbiate paura quando arrivano dei sensi unici, quando potrebbero arrivare delle pedonalizzazioni, quando possono arrivare iniziative tali per poter rendere la nostra vita più sana, cioè passeggiare con la propria famiglia, con i propri cari e godersi il proprio territorio. Questo ci permette di non prendere l'auto. Ecco uno degli esempi di diminuzione del traffico che vogliamo portare sui territori. In più, sempre nella zona Vermicino, è allo studio un impianto fognante di acque chiare per poter risolvere una volta per tutti quelli che ormai da 30 anni è un problema che insiste in quel territorio, ovvero quello del dissesto idrogeologico causato dalle acque piovane. Vermicino oggi è una zona ad alta densificazione edilizia, ormai è consolidato, si sta costruendo molto, si è costruito molto, quindi le vigne che raccoglievano l'acqua e la smaltivano nei propri terreni sono sempre meno, questo fa sì che le acque piovane da qualche parte devono andare. E purtroppo negli anni passati, non si sa perché, per come, si sono fatte altre opere e ci si è dimenticati di un qualcosa di molto importante, che prima di fare i parcheggi e le aree verdi probabilmente si doveva pensare a fare quello che è al primo punto delle opere a scomputo nelle zone O, cioè le fogne. Grazie. Oggi purtroppo con l'assessore non ci capiamo perché non ha risposto alla domanda. Io ho chiesto i tempi di intervento per il rifacimento del manto stradale per quanto riguarda la corsia preferenziale di Viale Ciamarra. Però non mi sembra mi siano stati detti i tempi del rifacimento, quindi non posso essere soddisfatta. Assessore, ti ripeto brevemente, il tempo di rifacimento non è che oggi pomeriggio, non è così che funziona.
E lo sappiamo benissimo che non è così che funziona. I tempi di facimento non sono legati alla scelta di un assessore, si fa domani. Forse in passato era così, non è così. Noi lavoriamo in maniera molto molto seria, abbiamo delle priorità, sicuramente le corsie di Viale Ciamarda sono da rifare, eccetera, eccetera, ma ci sono priorità più importanti, Viale Ciamarda sarà sicuramente manutenuta, adesso nel momento non ci sono i tempi, stiamo rielaborando i nuovi appalti di manutenzione strade, quelli che ci sono adesso di pronto intervento sono in via di conclusione, ci saranno nuovi appalti, non vogliamo mettere scalette prioritarie, non vogliamo mettere elenchi. Assessore. Insomma, interverremo, non ci sono i tempi, ma interverremo come interverremo nel resto del territorio. Quindi, no, lascio anche la replica, visto che non c'era stata una mancata risposta secondo la consigliera Cerconi, io lascio un minuto alla consigliera Cerconi per dire se è soddisfatta o meno. E comunque rimango non soddisfatta perché si deve programmare, quindi è giusto, ma ci dovrà dire tra un anno, tra 2 anni si può fare una programmazione. Prossime interrogazioni, vorrei evitare il dibattito, quindi cerchiamo sia gli assessori di rispondere alle domande come è scritto sull'interrogazione, che gli interroganti di non introdurre elementi o ripetere le domande. Allora, l'interrogazione numero 3, a firma del consigliere Giuliano, avente ad oggetto messa... numero 15, scusate, al terzo punto all'ordine dei lavori di oggi, numero 15 del 2017 a firma del consigliere Giuliano, avente ad oggetto la messa in sicurezza dell'inversione di marcia su via Tuscolana, altezza fermata metropolitana Giulio Agricola. Vado, Presidente? Grazie. Allora... quasi quasi mi vergogno, insomma, a fare questa interrogazione, assessore, perché mi sembra quasi banale, però sommessamente, come utilizza spesso e volentieri la mia Presidente Giorgia Meloni, chiedo una cosa molto semplice. Chiedo che, diciamo che potremmo fare una cosa che... potrebbe avere un grande gradimento da parte di tutti quegli automobilisti che girando su via Tuscolana e facendo inversione di marcia all'altezza del semaforo di via Giulia Agricola possono avere un gran gradimento nell'intervento di questa richiesta che le faccio, perché quando c'è quell'inversione ovviamente su quello square, diciamo, di riferimento ci sono parcheggiate sopra delle macchine, quindi siccome c'è il semaforo che arriva, quindi partono dal semaforo, girando diventa quasi complicato, impossibile verificare l'arrivo di autovetture e si creano delle situazioni imbarazzanti e anche degli incidenti. Per cui chiedo, ripeto, proprio un modo così molto semplice, mi vergogno, non ci sono soldi da spendere, però mi sembrava una cosa che potesse essere utile. Anche perché, come avrà intuito, ultimamente mi sposto un po' sulla sicurezza stradale, quindi penso di occupare questo tipo, diciamo, di problematica. E quindi se si può intervenire cercando di evitare su quello square il parcheggio dell'auto, così almeno quando c'è un'inversione è talmente lineare che si vedono le macchine, eppure quelli che arrivano, che passano sulla Tuscolana, sanno che, no, ci sono delle persone sull'incrocio. Tutto qui, grazie. No, non si deve vergognare, consigliere Giuliano, anzi, no, ma io la ringrazio di questa interrogazione, noi abbiamo lavorato molto su questo, perché è giusto quello che dice il consigliere, anzi, di più, su nessuno square di alzato ci devono stare le macchine, perché la mancanza totale di sicurezza non è solo nell'inversione di marcia, perché abbiamo fatto degli incontri sul posto con i vigili, con il Dipartimento
dei lavori pubblici, via Tuscolana, lei lo sa, è grande viabilità, quindi abbiamo convocato i tecnici del SIMU e studiato la viabilità di quell'incrocio e ci siamo resi conto che non solo quell'incrocio non è in sicurezza, ma non è in sicurezza tutto il tratto della Tuscolana laddove insistono dei signori che parcheggiano su l'isola di traffico rialzata, perché la mancanza di sicurezza c'è, ce n'è tanto quando si cerca di uscire, anche prima di entrare su questi parcheggi, bisogna salire proprio il marciapiede per arrivare sul marciapiede, e quando si scende con la macchina ha dei sobbalzi particolari e spesso si rischia anche di perdere il controllo. Chi vi arriva anche ad alta velocità, purtroppo sulla Tuscolana, crea situazioni di grande pericolo, quindi l'interrogazione ci sta tutta. Abbiamo chiesto di mettere i parapedonali in quello specifico punto, ma anche in tutti gli altri square centrali rialzati di via Tuscolana, proprio per evitare, non solo nelle inversioni, ma anche nell'entrata e in uscita, che non ci dovrà essere, che non ci sarà più, degli automezzi e quindi una sicurezza stradale più importante su via Tuscolana. Speriamo che verranno messi al più presto, non è nelle nostre mani l'appalto su via Tuscolana, ma insomma stiamo sul pezzo, ci è stato garantito che saranno messi, speriamo prima possibile, perché prima arriviamo e qualcuno si fa meno male, insomma. Sì, assessore, mi sembra ovvia anche la sua posizione, no? Non possiamo andare contro codice, quindi penso che sia giusto intervenire. Il fatto che poi abbiamo un altro argomento, che è quello appunto dei parcheggi che comunque mancano e quindi la gente trova parcheggi di fortuna, eccetera, eccetera. Io non è che volevo incidere su tutta la Tuscolana in questo senso, perché ci sono comunque parcheggi autorizzati e non, però in quel pezzo lì, e ce ne saranno forse qualche d'un altro, perlomeno essere noi, no? Suggerire all'alta viabilità di poter evitare, proprio perché sono incroci e quindi poi è piccolo square, quindi non è che si fa un danno enorme. Certo, non bisognerebbe parcheggiare negli square centrali in tutte le strade dove ne è autorizzato, però Roma ne è piena, quindi non è che scopriamo l'acqua calda. Però in quei tratti, in quelle posizioni, io penso che sia utile, utilissimo, e cercare di evitare che qualcuno si possa fare male. Quindi le sembrerà strano, ma se così è, abbiamo centrato l'obiettivo di sollecitare chi di dovere. 30 secondi. No, scusate un attimo, si ritiene soddisfatto, no? Quindi? Sì. Sì. 30 secondi. Guardi. Lì su quel tratto sono state spese centinaia, assessore, di milioni. Assessore. È partito comunque. Allora, io vorrei ricordare che non è un dibattito, cercate di attenervi alle regole. Diciamo, non sono soddisfatto, così almeno può riparte. Terribile, terribile. 30 secondi, assessore. Diciamo che consigliere Giuliano è terribile. È vero è che non è che si vuole fare gli sceriffi, chissà che cosa, però è anche vero che in quel tratto di via Tuscolana fu anni fa tolto una linea tranviaria e spesi vagonate e vagonate di milioni di euro per creare una linea di metropolitana, e noi sopra ci andiamo a parcheggiare, cioè la nostra linea, vagonate di miliardi di lire, mi corregge il consigliere Ciancio, soldi, vagonate di miliardi di lire, vagonate sono di finiti 30 lire, secondi. Devo essere dura, è fondamentale sempre capire che laddove i soldi dei cittadini vengono spesi per creare una linea metropolitana, pensare di doverci parcheggiare sopra è per noi motivo di inconsuetudine. Allora, cerchiamo, ripeto, di evitare i dibattiti. E la quarta interrogazione all'ordine dei lavori di oggi è l'interrogazione numero 16. A firma sempre del consigliere Giuliano, avente ad oggetto la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale nel tratto di via Norcia di fronte alla scuola elementare Gianni Rodari. Grazie Presidente. Posso scegliere chi sottoporre l'interrogazione, visto che c'è tutta la giunta? O sono obbligato a scegliere? Intanto poi vediamo chi risponde. Vabbè. Allora, no, perché è un onore che c'è tutta la giunta, io sono fortunato, dico, quindi volevo buttarla a caso.
Messa in sicurezza attraversamento pedonale via Norcia. Allora, che cosa succede lì? Che lì è una strada prevalentemente residenziale e priva di negozi. La leggo perché quindi è molto banale, semplice e lineare. Questa via è situata alla scuola dell'infanzia comunale Gianni Rodari. Attraversamento pedonale di fronte alla scuola è situato immediatamente dopo una leggera curva nel tratto in cui la strada discende rispetto al senso di marcia. E su entrambi i lati di via Norcia sono presenti degli alberi di medio e alto fusto. Allora, considerato che i residenti hanno più volte segnalato l'alta velocità con cui le automobili percorrono questo tratto di strada, la visibilità della segnaletica verticale, dell'attraversamento pedonale e della presenza della scuola risultano poco visibili, soprattutto durante la fioritura delle alberature, sia nelle ore diurne che in quelle notturne. In prossimità dell'attraversamento pedonale di via Norcia, all'altezza della scuola elementare Gianni Rodari, gli alberi nel periodo di maggior fioritura coprono il cono di luce dei lampioni stradali e della segnaletica stradale. Questo succede anche in altre situazioni, come abbiamo visto anche sulla via Tuscolana, dove voi siete intervenuti proprio per votare l'albero e dare maggiore visibilità all'illuminazione. E quindi la poca visibilità della segnaletica stradale verticale mette a rischio l'incolumità dei pedoni, soprattutto durante il maggior afflusso di utenza in prossimità dell'entrata e dell'uscita degli alunni. Quindi sono qui a chiedere se l'assessore competente è a conoscenza, non so quale sia, ma non lo so, scherzo, se è a conoscenza ed hanno visionato la grave situazione di pericolo in prossimità di questo attraversamento pedonale, parliamo sempre quindi di sicurezza. Quali azioni possono essere messe nell'immediato per realizzare gli interventi necessari per la messa in sicurezza di questo attraversamento pedonale, al fine sempre di limitare i rischi da parte dell'utenza? Ma se anche è auspicabile prevedere un avvisatore ottico e o dei regolatori di velocità in modo da indurre gli automobilisti a rallentare durante la percorrenza in quel tratto stradale. Questo è quello che chiedo, sempre sommessamente, ci mancherebbe con... Mi vergogno pure qui, ma comunque. Non so, parlo solo con lei. No, c'è qualcuno poi dice che non sa le cose che accadono, magari. No, ho fatta io, assessore, quindi. Se lei poi non mi riconosce, io forse. Non c'è nessuno. Continua. Ah, ok, continuo. No, perché poi si dice che non si è a conoscenza delle cose. Ah, probabilmente che si fanno, allora... ognuno ha le sue interrogazioni, no? Allora, quello che lei ci chiede ci sta tutto, come si dice a Roma in gergo. Abbiamo fatto sopralluoghi sul posto e quell'attraversamento pedonale e non è in sicurezza, quindi sì. Conosciamo la situazione, conosciamo il problema, non è segnalato né verticalmente né orizzontalmente, quindi saranno, per quell'attraversamento pedonale, saranno previsti alcuni accorgimenti nell'immediato, nei tempi, nelle more dell'espletamento delle varie funzioni amministrative, sarà attenzionato e saranno posti un attraversamento pedonale su fondo rosso, dei dissuasori ottici che precedono la curva per avvisare l'automobilista che si è in prossimità di un attraversamento e quindi un rallentatore, e anche dei segnalatori verticali per avvisare appunto che si è in prossimità di un attraversamento. Consigliere. Non le chiedo il tempo perché lei è un po' così, sempre un po' ermetico sui tempi, ma giustamente qui i tempi, quando uno li dà, non è facile poi che si possano rispettare per la burocrazia che c'è in questa nazione e ovviamente in questa città ovviamente, però mi rendo conto che se questa è la sua risposta, come lei è sempre intervenuto nelle interrogazioni e quando ha dato delle risposte ha mantenuto la parola, io posso essere solo che essere soddisfatto nella voce di chi ovviamente avrà questo risultato, perché io non abito da quelle parti, però penso che essendo stato sollecitato come dovrebbe essere il nostro ruolo, è quello di portare al cospetto di chi di dovere
delle situazioni che possono sfuggire, no, nel tempo, perché non siamo onnipresenti, e quindi io sono soddisfatto se riusciamo a intervenire velocemente e dare un senso a quel quadrante, perché possiamo dire che abbiamo fatto una cosa positiva. Grazie, Assessore. Passiamo al quinto punto all'ordine dei lavori di oggi ed è un'altra interrogazione, la 19 del 2017, a firma della consigliera Cerconi, avente ad oggetto il teatro di Villa Lazzaroni. Ovviamente l'interrogazione del teatro di Villa Lazzaroni è un'interrogazione che penso sia stata questa consigliatura la seconda o la terza volta e non potete immaginare quante volte io l'abbia depositata nella scorsa consigliatura. Ora, partendo dal presupposto che in questo consiglio noi abbiamo scoperto, ed è utile farlo sapere a tutti, che la giunta del municipio ha deciso di non aprire più il bar all'interno di questa struttura di piazza di Cinecittà e mettere semplicemente delle macchinette. Fermo restando che a Villa Lazzaroni insieme al teatro c'è anche un bar, fermo restando che nelle scorse consigliature i vostri rappresentanti, che oggi sono presidente del municipio e presidente della commissione commercio in Campidoglio, si erano molto agitati riguardo la situazione e la sistemazione del teatro di Villa Lazzaroni e era rimasta a fine consigliatura anche in sospeso quella che poteva essere fare un bando insieme al bar che è all'interno di Villa Lazzaroni, quando verrà sistemato. Nel bando che faremo per il teatro di Villa Lazzaroni probabilmente sarà il caso, potremo pensare di investire colui che vincerà il bando anche di tutta la parte che non è stata fatta dalla pubblica amministrazione. Fermo restando tutto ciò e quindi premesso tutto ciò, la situazione del teatro di Villa Lazzaroni a me, che sono in commissione e che sono consigliere e commissario della commissione cultura, non è giunta voce di nessun miglioramento, di nessun passo avanti. Ora, le cose sono due, o non sono state fatte o il sistema comunicativo che avete è poco efficace, perché del teatro di Villa Lazzaroni noi non ne abbiamo notizie. E ricordo che è brutto da dire, ma non mi interessa quello che è successo prima. Chiunque governa oggi ha una responsabilità, che è risolvere i problemi. Se quelli che ci sono stati prima non sono stati eletti, è perché hanno sbagliato qualcosa. Ma non si può oggi rimandare su chi c'è stato 3, 4, 5, 10 anni fa un problema che oggi una giunta, un municipio, un'istituzione che è stata votata dai cittadini è chiamata a risolvere. Pertanto la richiesta è: questo teatro di Villa Lazzaroni, quando lo apriamo? Quando sarà fruibile? Visto che ricordo che è uno dei temi che al Movimento 5 Stelle, anche in campagna elettorale, è piaciuto molto e quindi io mi aspettavo ad un anno di distanza di vedere dei netti miglioramenti. Fermo restando che chi c'è stato prima ha sbagliato. Questa interrogazione, voi non c'eravate, ma questa interrogazione penso sia la sesta, settima volta che viene ripresentata. Mi conoscete ormai da un anno e sapete che finché un problema non viene risolto continuerò a ripresentare le stesse interrogazioni. A maggior ragione me lo permetta, Assessore, se in commissione non è utile che debbano passare tutti gli atti e tutte le informazioni, l'unico modo che ho per averle è depositarvi le interrogazioni. Pertanto ho chiesto al Presidente e all'Assessore, voglio una parte del considerato che il teatro è una risorsa indispensabile per il nostro territorio. È una frase non messa a caso, perché luoghi di incontro, di scambio a livello culturale, pubblico, sono zero. E quindi il teatro sarebbe veramente un ottimo spunto anche per un programma culturale che si sta, a quanto pare, avviando nella commissione cultura. Quindi ho chiesto precisamente, lo ripeto così dopo non devo rintervenire, se mi si risponde, le chiedo io Presidente, se mi si risponde precisamente ai punti, non c'è bisogno, e non allarghiamo come, ma io lo capisco, come magari è successo prima, io sarò precisa nelle cose, si può rispondere anche a punti,
se uno vuole, per essere più chiari. Attuale stato di lavori, costo totale della ristrutturazione, termine per la conclusione dei lavori, il futuro utilizzo del teatro, stante la necessità di assegnare gli spazi tramite un bando pubblico. Grazie. Assessore Commisso. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto io voglio fare un piccolo accenno politico. Ho registrato che la consigliera Cerquoni, mi è sembrato così, la consigliera Cerquoni di Fratelli d'Italia abbia fatto un piccolo endorsement al PD che ha gestito fino ad oggi, visto che ha riportato anche i progetti, perché quei progetti erano della vecchia amministrazione, non nostri. Poi non so che cosa succede con questi bar, cioè che cos'è un'epidemia, tutti vogliono fare bar qui. Comunque, no, perché c'era il bar al Villa Lazzaroni, al teatro di Villa Lazzaroni, si attacca che non si faccia un bar qui. Ma no, nel progetto c'era, visto che l'ha citato anche lei, però era un progetto della vecchia amministrazione. Noi non abbiamo mai parlato di fare bar o altro. Al di là di questo, vado nel punto, questa è un'interrogazione presentata già, come ha precisato la consigliera, a cui io ho già risposto, a cui ho già dato queste informazioni, a cui anzi, tra l'altro, vi invito, visto che comunque è registrato la seduta del Consiglio, ho già risposto a queste situazioni, a queste domande, quindi non so perché devo ogni momento dire le stesse cose. Sono contento di venire in Consiglio a dire, comunque ad informare, però che non sia strumentale questo potere che avete, e che è giusto e che è legittimo. Dall'altra parte voglio dire che... Io durante la questione del teatro di Villa Lazzaroni vi ho informato, perché qua ci sono dati sbagliati, vi ho informato di tutti i dati, vi ho detto, ve lo ripeto, che in passato erano stati spesi 865.000 euro, e poiché la presidenza della commissione controllo e garanzia è dell'opposizione, credo che lei abbia anche la vicepresidenza, non lo so, vi avevo consigliato, fate un accesso agli atti su quello, ci sono stati 865.000 euro spesi che, non lo so, è compito anche e potere nella Commissione Controllo e Garanzie di poterli verificare. Nulla è stato fatto, mi si ripresenta una interrogazione uguale, mi scusi. Scusi Presidente, faccio richiamo al regolamento, articolo 55, comma 5, per favore, sta disturbando l'Aula mentre sta esplicitando la situazione, grazie. Quindi io per favore lasciamo finire l'assessore. Ho già risposto, è chiaro che, lo ripeto, è nell'intenzione di questa amministrazione poter ripristinare il teatro per quei lavori che ancora servono, perché il lavoro non è finito. 865.000 euro purtroppo, come sono stati gestiti in passato, non sono stati sufficienti a completare i lavori di cui il teatro aveva necessità. Quindi, qualora dovessero esserci delle news sulla questione, sarà mia premura informare il Consiglio e tutti i rappresentanti. Grazie. Sì. Allora, faccio presente una cosa. In controllo e garanzia l'abbiamo più e più volte portato l'argomento, ma ad oggi non abbiamo il faldone ancora con tutti gli atti. Non si possono alzare, non si può alzare e fare spallucce, ma le faccio presente un'altra cosa, Vicepresidente. I suoi referenti, che sono Lozzi e Coglia, lo scorso anno in una commissione, in più di una commissione, possiamo riprenderci i verbali, che c'è stata a Villa Lazzaroni, si sono espressi in merito al bar di Villa Lazzaroni. Quindi, prima di venire in aula a riferire, è il caso forse di informarsi di quello che ha fatto il suo partito politico in un momento precedente e i suoi responsabili. Detto questo, i numeri li sappiamo benissimo, perché sono stati portati anche in controllo e garanzia. Se lei dopo mesi e mesi riviene qua ed è richiamato a ridiscutere su una determinata cosa, è perché la cosa non l'avete fatta. Questo è il motivo per il quale io continuo a riproporre la stessa cosa. La domanda è chiara, cioè è stato fatto, quando si concluderanno i lavori? Io, Presidente, non voglio fare altre domande, ma le domande erano chiarissime. La domanda è,
quando si concluderanno i lavori? La risposta è non lo sappiamo, punto, questa è la risposta, perché per esempio oggi non sono ancora partiti, non è stato affrontato il problema dell'esproprio, e se è stato affrontato lei non mi può dire che è venuto qui e mi ripete le stesse cose, perché se mi ripete le stesse cose di mesi fa vuol dire che non ha fatto niente, così è, quindi io continuerò a riproporgliela anche la prossima volta, finché quando lei non verrà qui e non mi dirà guardi consigliera abbiamo fatto qualcosa, io le dirò grazie, iniziamo ad essere soddisfatti, si informi meglio con Lozzi e Coglia per quanto riguarda la loro posizione sul bar. Si informi meglio lei, in quanto chi ha mai detto che sono allora, iniziati i lavori di Villa Lazzaroni? 30 secondi quando mai? Come detto all'inizio. I lavori di Villa Lazzaroni sono terminati, ma da un bel po'. Quegli 865.000 euro spesi non hanno completato il lavoro. Ci servono, come ho già detto in passato, altri 200.000 euro solo per completare i lavori. Abbiamo mai detto che sono iniziati, che abbiamo quei soldi e che abbiamo l'intenzione di farlo, punto. E basta, ma questo non è che ogni volta, ogni mese, scusate, dove sono i 200.000 euro per i lavori? Se ci fossero stati... Presidente, un'altra volta richiama il regolamento. Adesso siamo già intervenuti, grazie. Devo riportare assolutamente l'ordine, non deve essere un dibattito. E passerei alla sesta interrogazione, numero 14, del 2017, a firma dei consiglieri Biondo, Vitrotti, Ciancio, Stelitano e Gugliotta, avente ad oggetto di qualificazione CSA Villa Fiorelli. Consigliera Biondo, consigliera, la presentazione, 15 minuti. Grazie Presidente, buongiorno Assessori e colleghi. Rivolgiamo questa interrogazione depositata in data 23 marzo 2017, quindi ormai due mesi fa, relativa al centro anziani di Villa Fiorelli. Sarò veramente, veramente breve perché immagino che l'assessore Mammì conosca molto bene la situazione. La questione è che, come sapete, lo spazio dedicato al centro anziani di Villa Fiorelli è uno spazio assolutamente non adatto in questo momento ad accogliere gli anziani di quel quadrante della città che, voglio ricordare, è uno dei quadranti di Roma con una densità di popolazione più anziana, di cui quindi ci dobbiamo occupare con una maggiore attenzione. Nel frattempo ci sono stati anche, da quando abbiamo presentato l'interrogazione, ci sono stati anche dei furti nel centro anziani, però voglio ricordare che questo centro anziani nel nostro municipio esiste, ed esiste non solo perché esiste dal punto di vista giuridico e negli elenchi dei centri anziani del nostro municipio, ma esiste anche perché, nonostante tutte le difficoltà incontrate in questi anni e in particolar modo negli ultimi mesi, le persone che frequentano quel centro hanno resistito a un degrado dilagante, hanno resistito ai furti degli ultimi mesi e hanno la necessità e la volontà di continuare a far vivere quel posto, che oltretutto si trova in una delle ville storiche del nostro municipio e che spesso, grazie alla presenza degli anziani, il centro anziani ha garantito anche una maggiore sicurezza in un quadrante dove spesso appunto abbiamo assistito a situazioni di degrado. Quindi io vorrei innanzitutto fare una domanda all'assessore. Questo centro anziani per il settimo municipio esiste o non esiste? Perché io penso che su questo dobbiamo metterci d'accordo e dire tutti insieme che il centro anziani di Villa Fiorelli esiste e quindi ce ne dobbiamo occupare. La seconda domanda però è che in queste condizioni, chiaramente, non solo per questioni di sicurezza e igienico-ambientali, ma per una questione soprattutto di dignità, nella quale noi facciamo vivere i cittadini di questo municipio, ad oggi non è uno spazio in grado di ospitare
gli anziani e le attività che vorrebbero fare, come fanno tanti altri centri anziani del nostro municipio e che ad oggi non gli sono permesse. E quindi noi vorremmo capire una volta per tutte se c'è l'intenzione di questa giunta e di questa maggioranza di risolvere questo problema, di risolvere i problemi di degrado di quel posto, di riqualificare quel centro e permettere a quelle persone di continuare a frequentarlo, perché siamo un po' spaventati del fatto che stanno cominciando a pensare di doversene andare da quel posto e frequentare altri centri anziani della zona. Io su questo voglio ricordare che quando parliamo di anziani, le distanze che a noi, assessore, per la nostra giovane età sembrano minime e di poco conto, per loro non lo sono. E quindi rischiamo che la chiusura del centro anziani di Villa Fiorelli comporti l'abbandono e la solitudine di centinaia di persone del nostro municipio. Grazie. Chiedo scusa se non mi alzo, ma nel mio stato se mi alzo e parlo anche mi affatico e mi viene il fiatone. Allora, quindi rimango seduta, se no per voi non è un problema. Allora, sì, conosciamo perfettamente la situazione del centro anziani di Villa Fiorelli, che per noi esiste. E, allora, diciamo che ad oggi c'è solo il bocciofilo, ok? E che le attività del centro sono quindi concentrate a Via La Spezia. Siamo consapevoli del fatto che... Sì, siamo consapevoli del fatto che siamo consapevoli del fatto appunto che la situazione è insostenibile e che il locale non è adeguato per poter fare tutte le attività e per comunque farsi chiamare comunque centro anziani vero e proprio. Abbiamo difatti fatto nei giorni scorsi con la Presidente un sopralluogo in un locale del servizio giardini per vedere se è possibile destinarlo a centro anziani e per valutare anche con l'ufficio tecnico in caso quanto potrebbe venirci a costare la messa, diciamo, la ristrutturazione dell'immobile stesso. Siamo in una fase di valutazione con l'ufficio tecnico per vedere la fattibilità e quindi diciamo che non abbiamo sottovalutato la situazione, siamo perfettamente consapevoli delle criticità. Appunto, stiamo valutando se questo immobile può essere utilizzato come centro anziani, e quanto ci costa ristrutturarlo, e dobbiamo quindi vedere in base alla valutazione dell'ufficio tecnico se abbiamo le risorse necessarie per metterlo a posto e utilizzarlo. E se ci sono i fondi disponibili, sicuramente e la cifra non è poi così impegnativa, sicuramente questa è l'ipotesi che vogliamo percorrere in modo da rendere fruibile al 100% il centro anziani. Altrimenti, se in caso contrario, se non ci fossero i fondi sufficienti o comunque se l'impegno economico fosse troppo importante per metterlo a norma, cioè a norma per metterlo, per sistemarlo, sarà appunto compito del Consiglio quello di valutare l'opportunità di utilizzare i locali del bocciofilo e unire quindi il bocciofilo al centro anziani di Via La Spezia. Questo poi è una decisione che politicamente sarà compito del Consiglio appunto prendere. Però, ripeto, vi terremo aggiornati sugli sviluppi del locale del servizio giardini e delle valutazioni dell'ufficio tecnico. Okay. Bene, io ringrazio l'assessore, posso dire che sono parzialmente soddisfatta, nel senso che sono contenta che questo sia un problema all'attenzione di questa giunta. Vorrei capire se già lo sa quali sono i tempi per valutare questa fattibilità, e in modo che possiamo insieme monitorare questa questione. Se poi sarà necessario che la Giunta, diciamo, passi la palla e la decisione al Consiglio, il Partito Democratico sa già qual è la sua posizione. Grazie. 30 secondi sui tempi. Guardi, sui tempi abbiamo chiesto all'ufficio tecnico, ci ha chiesto, hanno vari lavori in piedi, però ci hanno assicurato che i tempi non sono lunghi, quindi il tempo di fare una valutazione, adesso non so dirle se 15 giorni o un mese, insomma, però vi assicuro che è una cosa che siamo attenzionati, quindi non le so dire la prossima settimana, insomma, però le assicuro che sì, sicuramente, sì, va bene.
Allora, passiamo alla prossima interrogazione, che è la numero 13 del 2017, a firma dei consiglieri Vitrotti, Ciancio, Gugliotta, Biondo e Stelitano, avente ad oggetto criticità centro sociale anziani Cinecittà. Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Il motivo di questa interrogazione nasce a seguito criticità che sono state nuovamente, perché poi la storia del centro anziani di Cinecittà purtroppo non è felice da un pochino di tempo, quindi, però in un'ultima, in una seduta di commissione, della commissione affari sociali, sono emersi dei profondi, diciamo, una profonda preoccupazione da parte di alcuni iscritti del centro anziani su diversi aspetti, sia dal punto di vista strutturale, e quindi una preoccupazione legata al destino, diciamo, al loro destino, se potranno ancora stare lì dentro, viste i possibili lavori di adeguamento che dovevano essere fatti. E dall'altra parte sono invece emersi purtroppo dei problemi anche di gestione. Una gestione che però ha mostrato, diciamo, dei tratti anche che vanno oltre, diciamo, la preoccupazione degli iscritti, ma diciamo, diventa una preoccupazione anche nostra nel momento in cui viene più volte richiesto di poter avere un'assemblea pubblica da parte degli iscritti. C'è anche una nota che è stata inviata a tutti i capigruppo in data 27 gennaio. Anche in quell'occasione, cioè durante questa commissione, è stato chiesto da parte di alcuni dei consiglieri presenti, tra l'altro membri alcuni del comitato di gestione, di poter convocare un'assemblea straordinaria, perché la situazione era ormai arrivata a una situazione di ingestibilità da parte di alcuni di loro, ma preoccupazione delle preoccupazioni è avvenuta quando anche, e come emerge dall'interrogazione, addirittura c'erano delle iscrizioni che andavano tranquillamente avanti nella sala commissioni del quarto piano, dove non capivano bene gli iscritti stessi se questa fosse stata autorizzata, ma di fatto venivano fatte delle iscrizioni per poter usufruire delle cure termali. Contestualmente, tra l'altro, ricordo che il municipio fa la sua parte sui soggiorni estivi, sui centri anziani, quindi mentre viaggiavano delle iscrizioni, contestualmente appunto c'erano gli altri centri anziani che invece aspettavano le richieste regolari del municipio per poter partecipare alle attività che sono previste all'interno dei centri anziani. Si aggiunge a questo un'opacità anche rispetto alla gestione dei conti, si aggiunge a questo una gestione opaca nella presentazione dei bilanci, si aggiunge a questo, quello che sappiamo, ci siamo anche detti in commissione, la necessità sempre di adeguare il regolamento dei centri anziani in generale, perché la sovrapposizione tra associazione e centro anziani purtroppo porta a situazioni come queste. In realtà però, visto che ad oggi non è ancora stata convocata alcuna assemblea, so che da quando abbiamo presentato l'interrogazione ci sono state dei momenti di incontro più o meno formali, però insomma c'è stata anche da parte di una parte del comitato di gestione la necessità di intervenire proprio per sanare una situazione che stava veramente degenerando, e da qui nasce la necessità di mettere, diciamo, un punto di chiarezza rispetto ad una situazione che sta anche, diciamo, lasciando parecchi anziani una sorta di scoramento, di difficoltà, perché
farsi carico di una situazione che diciamo, non vede mai una conclusione e soprattutto non si capisce dove si vuole andare, ma soprattutto quando si vuole dare una mano per cercare di gestire una situazione che evidentemente l'attuale presidente o vicepresidente, insomma, non hanno, diciamo, questa capacità, io non lo so, però diciamo, non è questo il compito nostro è cercare di capire se tutta quell'altra parte, quindi centinaia di iscritti lì, devono avere o meno la possibilità di poter intervenire nel luogo, diciamo, nel quale loro trascorrono o vorrebbero trascorrere delle giornate in serenità e magari con un momento, diciamo, di distrazione e di compagnia. Pertanto l'interrogazione è volta a sapere intanto se ovviamente l'assessore competente è al corrente delle criticità che ci sono all'interno del centro anziani e in particolare proprio quelle legate alle problematiche di gestione del centro. Quali misure si intendono attuare, perché è necessario ovviamente trovare un modo per ristabilire il corretto funzionamento all'interno dei centri anziani, altrimenti un centro anziani che sta in queste condizioni non ha neanche molto senso. Ricordo che si chiamano centri sociali anziani, se non hanno quel carattere di socialità probabilmente è anche molto difficile sostenere un centro che si trova in questa situazione, e soprattutto se per quale motivo e se è stata autorizzata la sala commissioni del quarto piano per procedere a questi tesseramenti che, diciamo, sono in modo così inspiegabili avvenuti al di fuori dei locali preposti, che sarebbero proprio quelli della sede di Cinecittà. Grazie. Grazie. Allora, siamo perfettamente a conoscenza di quella che è la situazione del centro anziani di Cinecittà, una situazione molto critica gestita, che stiamo cercando di gestire da circa un anno, da quando praticamente ci siamo insediati. A me volevo fare una riflessione prima politica, prima di rispondere alle sue domande. A me dispiace vedere come negli anni gli anziani vengono utilizzati come strumento nelle mani della politica per fomentare ed accusare alcune situazioni. Invece di cercare di creare armonia, quello che è l'intento è sempre quello di creare discussioni, attriti, e mai di cercare invece di mettere a piano, a pianare le situazioni. E questo a me dispiace, perché probabilmente molti anziani non si rendono conto di venire utilizzati proprio come strumento da parte della politica in questo. E, noi non siamo così, difatti abbiamo fatto diversi incontri nell'arco dell'anno con entrambe le parti, per cercare di appianare le situazioni. L'ultima è stata quella di qualche settimana fa, che naturalmente si è rivelata inconcludente a causa appunto delle diatribe che tra di loro non riescono appunto a sanare. Questo ci ha portato alla decisione, stiamo valutando, ma penso che questa sarà la strada più percorribile, del commissariamento. Perché evidentemente, visto che non si riescono a gestire tra di loro, allora forse è il caso che troviamo una soluzione e cerchiamo di gestire noi come istituzione. E, quindi stiamo valutando la questione del commissariamento. Nel frattempo, per quanto riguarda la questione della messa a norma del locale, vi assicuro che si farà, stiamo facendo il parere, diciamo è tutto al parere dei vigili del fuoco, che stanno appunto valutando dal punto di vista tecnico e operativo la messa a norma, e quindi il centro anziani verrà chiuso per un periodo che sarà quello strettamente necessario all'espletamento dei lavori. In questo frangente di tempo noi rivedremo tutte le iscrizioni e si riandrà quindi poi a elezione, e speriamo che in questo modo la situazione si appiani. Dispiace che si debba arrivare si sta arrivando a questa situazione, perché è veramente triste vedere dover arrivare al commissariamento, perché questo dimostra un'incapacità di gestire tutta una serie di situazioni, e dispiace, ripeto, veder fomentare queste situazioni.
quando invece se si fosse discusso in maniera più armonica e in maniera un po' più civile, forse saremmo arrivati ad una situazione non così estrema. Quindi, ripeto, i lavori verranno sicuramente fatti, stanno al parere dell'espressione dei vigili del fuoco, la Presidente si è recata nei giorni scorsi per capire a che punto siamo, e quindi il centro anziani, una volta inizieranno i lavori, verrà chiuso quel periodo strettamente necessario per l'espletamento, verranno rifatte le iscrizioni, verranno rifatte le lezioni e nel frattempo, se la situazione non si appiana, si procederà con il commissariamento. Detto questo, a livello centrale stiamo lavorando su un nuovo regolamento dei centri anziani, spero che a breve verrà appunto portato all'attenzione dell'Assemblea. Richiama regolamento, la terza volta, mi scusi Presidente, articolo 55,5, vorrei 5, un grazie. Po' di ordine in sala, sì, se per favore si cerca di non fare rumori con vocio, sì, è piuttosto antipatico perché non si riesce neanche a sentire la risposta dell'assessore, se per favore mantenete un atteggiamento più educato, grazie. E, stavo dicendo, a livello centrale stiamo lavorando sul nuovo regolamento che ormai è in fase di ultimazione e spero che nelle prossime settimane appunto verrà portato all'Assemblea Capitolina. Spero che con il nuovo regolamento riusciremo a dare anche una risposta a tutte quelle lacune e a quei vuoti, diciamo, regolamentari che ci sono ad oggi. Poi, per quanto riguarda invece il progetto del bocciofilo, se qualcuno interessa, visto che anche questo c'era in piedi, gli uffici devono ancora darci una risposta sulla fattibilità. E se però c'è la disponibilità di fondi e non sussistono quindi vincoli urbanistici, verrà appunto utilizzato anche il bocciofilo come spazio. Io penso di aver risposto alle domande, insomma. Io ringrazio l'assessore. Non mi ha risposto rispetto al quarto piano, se sapeva della... Non ne sapevate nulla? Non ne sapevamo nulla. Naturalmente non siamo stati noi ad autorizzarlo, anche perché, come ha ben ricordato lei, a livello istituzionale stiamo procedendo con la manifestazione di interesse per i punti blu, quindi per i soggiorni estivi per gli anziani. Quindi no, non eravamo... ne siamo venuti a conoscenza, ma di certo non abbiamo autorizzato noi. Bene. Allora... non c'è da dire se siamo soddisfatti o meno, perché la richiesta o la scelta o meno di commissariare il centro anziani credo che spetta sempre a un passaggio democratico, che è quello della famosa assemblea degli iscritti che loro chiedono. Se poi la politica decide o ha deciso che non ci sono le condizioni per poter andare avanti, questa è una presa d'atto che era già evidente qualche mese fa, quando c'è stata quella commissione politiche sociali, in cui la situazione era abbastanza chiara. Poi, se a distanza di alcuni mesi si è arrivati a capire che la situazione è questa, probabilmente ci sono stati ulteriori elementi che hanno aggravato la situazione. Scusi se la interrompo. Allora, il discorso del... Quindi credo che quella del commissariamento purtroppo sia la richiesta della maggioranza degli iscritti, che spero gli venga data ancora la possibilità di potersi esprimere democraticamente all'interno della loro assemblea, all'interno del centro anziani nel quale sono iscritti. Una piccola nota di chiusura, perché anziani non vuol dire stupidi. Quindi quando dice che nel corso degli anni qualcuno li ha utilizzati, io... Per quello che ricordo, quando ricevevamo centinaia e centinaia di lettere da parte degli anziani, in particolare del centro anziani di Cinecittà, ci preoccupavamo di portarli in una discussione di commissione.
E tante volte, lo devo dire, anche con il Movimento 5 Stelle, che era presente in commissione, ci trovammo d'accordo in alcuni passaggi. Quindi che oggi mi si venga a fare la morale su quello che è stato fatto negli anni è, come al solito, la solita via d'uscita per non dare delle risposte che sono puntuali e precise. C'è un problema di gestione? Sì. C'è una opacità nei conti? Non si capisce bene i conti del vecchio centro di gestione dove sono finiti? Ci sono anziani che lo vogliono sapere? Riusciamo a dare delle risposte? Sì o no? Se poi dobbiamo buttare tutto in caciara col fatto che negli anni passati qualcuno, ripeto, anziani non vuol dire stupidi, e siccome è necessario invece dare rispettare anche chi, diciamo, anche contro la politica, perché ci sono stati anche momenti di difficoltà rispetto alla gestione del centro anziani, anche contro la politica ha dovuto fare delle scelte, e parlo anche di alcuni di loro che magari si sono presi la responsabilità di prendere in carico il centro anziani in un momento in cui era in una profonda... È scaduto il tempo, consigliere. Profondo stato di difficoltà. Allora, a questo punto evitiamo, diciamo, di mettere tutta una roba che non produce solo confusione, e cerchiamo di dare chiarezza a delle persone che stanno lì e quotidianamente aprono le porte del centro anziani per potersi godere dei momenti di pace e di serenità, se glielo vogliamo dare, se no lasciamo perdere. Però la politica fa anche questo. Allora, visto che sono stati introdotti nuovi elementi e penso che sia indiscutibile, lascio il tempo per una breve risposta all'assessore. Breve, assessore. Sì, allora, mai dato degli stupidi agli anziani, quindi la prego di non mettermi in bocca parole che non ho mai detto. Questa è la prima cosa. La seconda... Favore, consigliera Vitrotti, Mi dice zitta, lo dicesse a qualcuno. Allora... Consigliera Vitrotti, in silenzio, consigliere Candigliota, tranquillo, perché, tranquillo consigliere Candigliota, se le vuole fa un richiamo a me e io poi... Sì, ma è la quarta volta che non faccio importa, un richiamo al regolamento. Lo dice a me, il richiamo al regolamento, e penso io poi a tranquillizzare l'aula. Allora, quindi premesso che non ho mai dato degli stupidi agli anziani e non mi si mettano queste parole in bocca, primo. Seconda cosa, ci sono state svariate, numerose occasioni in cui abbiamo ascoltato il presidente, il comitato di gestione, i consiglieri, gli iscritti stessi. L'ultima riunione nella quale c'erano il comitato di gestione, c'erano il presidente, c'erano i consiglieri, non c'è stata proprio neanche la volontà da parte di alcuni consiglieri e da parte anche degli iscritti di mettersi a sede a tavolino e di confrontarsi. Allora, nel momento in cui c'è questo muro, è inevitabile che purtroppo noi dobbiamo come istituzione prendere in mano la situazione. Questo è inevitabile. Il fatto che ci si accusi di non aver preso e ascoltato gli iscritti, questa veramente è intollerabile, perché è un anno che ascoltiamo sempre, ripetutamente, entrambe le parti, e abbiamo in un anno cercato di trovare in tutti i modi delle soluzioni per farli andare d'accordo e per appianare queste situazioni di criticità. E quando dico che vengono fomentati, è così, perché purtroppo allora, nelle situazioni di criticità è molto facile assessore, venire... stringata. Sì, ho chiuso. Quindi, ripeto, non ho mai dato degli stupidi agli anziani, ma questo però non vuol dire che in un momento di fragilità non siano stati imbeccati o utilizzati per fomentare anche contro la parte politica, che ha sempre cercato, da un anno a questa parte, di appianare le situazioni. E le assicuro che non è piacevole per noi dover arrivare al commissariamento, perché avremmo preferito che la situazione si appianasse e che loro fossero stati in grado di gestire da soli un centro sociale anziani. La interrompo con assessore. Grazie. Yeah.